Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. È un video in collaborazione con Banggood. Vi lascio il link in descrizione per andare a visitare il loro sito e scoprire i loro fantastici prodotti. E oggi sono qui per recensire un kit che mi è stato mandato appunto da Banggood, dedicato a tutti coloro che vogliono un sacco di accessori per GoPro, Xiaomi G-Camera e SJ-Camera. Quindi queste tre tipologie di action cam sono tutte compatibili con gli accessori che vi mostrerò in questo momento. Come sempre ragazzi, le recensioni saranno molto schiette, molto dirette, quindi se c'è qualcosa che non mi è piaciuto dei prodotti che mi state mandate, tranquilli, ve lo dirò. Quindi partiamo subito con la serie di accessori che mi è stata mandata, perché sono ben 23. Allora, il primo accessorio che recensisco è questo qua. È un pod molto semplice in realtà, stile bastone da selfie. Come vedete, monta una vite da 3,5 sopra, quindi ideale per attaccarci tutte le macchine che hanno una vite da 3,5. Io l'ho provato anche con la Sony e devo dire che se è tutto ridotto abbastanza al minimo si riesce a usare anche con la Sony. Naturalmente le action cam pesano poco, quindi il peso non influisce tantissimo su questo pod. Purtroppo devo dire che non è costruito benissimo, nel senso è utile per carità, però comunque essendo un pod davvero economico la sua solidità è abbastanza minima, però devo dire che il suo lavoro lo fa. Quando è steso al massimo la GoPro traballa un pochino, comunque lo state vedendo adesso nei video come si comporta. Non mi dispiace, sicuramente per iniziare non è male e se volete appunto comprare un pod che costa poco, questo è l'ideale. Per coloro che hanno GoPro e SJ Camera, quindi non possono montare direttamente la macchina sul pod, state tranquilli perché all'interno degli accessori, come vedete tra poco, c'è l'adattatore per la vite da 3,5, quindi non vi preoccupate. E questo è quanto. Ultima cosa di questo pod, purtroppo l'accetto è veramente piccolo e a me ad esempio non entra nella mano, quindi o avete le mani piccole, ma nel mio caso non entra, però vabbè, non è così necessario, diciamo. Secondo accessorio, questo. Molto semplice, ragazzi, è un galleggiante, serve per attaccarci appunto la vostra GoPro sopra e poter fare le riprese essendo sicuri che non vi caschi nell'acqua, e se la GoPro casomai vi dovesse scivolare, appunto, siete sicuri che sta su, appunto, vedete? Con il case della GoPro, ad esempio, entra perfettamente e potete usarlo senza problemi. Abbiamo, vabbè, un simpatico laccetto per attaccarci la GoPro se volete mettervela al polso. Tra l'altro ha un bel gancetto, quindi carino, anche azzurro, mi piace. Ve l'attaccate in modo da non perderla eventualmente se ci girate intorno, oppure se lo usate insieme al galleggiante siete sicuri che non vi scivola di mano. Poi abbiamo, passiamo alle cose serie, abbiamo la pettorina che è una cosa che costa un sacco comprare l'originale, e qua ve la danno davvero poco ed è fatta veramente bene. Come vedete ha l'innesto classico della GoPro, state tranquilli, anche questo qua è incluso negli accessori che vi daranno in dotazione, ed è costruita veramente bene con questa pratica cosa qua, ci vuole veramente un secondo a indossarla ed è comoda per tutti coloro che magari vanno in bici, in moto o comunque hanno voglia di fare un punto di vista differente nelle proprie riprese. Insomma, c'è anche questa qua e la state vedendo dei video che funziona veramente bene. Poi abbiamo questo accessorio qua che serve per attaccare al casco delle biciclette o al casco della moto da cross, credo, non sono esperto, però togliendo questa roba qua si attacchi al casco delle moto o delle bici. Come sempre avete l'innesto classico per GoPro. Abbiamo poi una novità che è stata introdotta da poco da GoPro e Banggood ce l'ha fatta anche per noi, che è il bracciale. Quindi se volete attaccarlo magari appunto anche per chi va in moto, in bici, sugli sci e vuole un punto di vista abbastanza soggettivo delle proprie mani, può utilizzarlo così, oppure anche dei propri piedi, non so cosa ve ne fate, ma se vi piace va bene. Questo qua ha direttamente subito l'innesto fico da GoPro, quindi niente, siete già a posto. Il coso per la testa da mettervi in testa, quindi per tutti coloro che vogliono fare queste riprese da minatori, vedete un po', guardate che bello, guardate che bello. Sì, è un po' ridicolo, però funziona molto bene anche questo qua con l'innesto classico GoPro. Costruito bene con il materiale antiscivolo dentro, quindi sta bello fissato alla vostra testolina, e come tutte le altre cose sono sempre regolabili con le apposite cinghie, quindi anche se avete un testone enorme come il mio potete usarlo senza problemi. Beh, vabbè, un'apposita sacca per metterci dentro un sacco di cose, la GoPro eccetera, comoda, utile, fa sempre bene avere una sacca. Poi abbiamo una cosa che non ho capito cosa serve, è semplicemente una strip regolabile, quindi magari si vede che serve a qualcosa, oppure non so, comunque ve la danno in dotazione, non ho ancora trovato un'utilità, però c'è e va bene così. E poi invece passiamo a quella che chiamo la busta delle cose utili. Nella busta delle cose utili troviamo gli appositi agganci che vi ho fatto vedere prima, quelli classici GoPro, che servono ad esempio nella pettorina, vedete così, e inserite questo aggancio qua e ci attaccate sopra la GoPro, quindi ve ne danno un po' di attenzione, siete tranquilli, non vi preoccupate, ci sono. Ne abbiamo anche un po' di questi qua ovali e di questi qua rettangolari che servono per gli adesivi,
che vi danno anche in dotazione, gli adesivi biadesivi che servono per attaccare la GoPro magari alle tavole da surf piuttosto che agli skateboard, quindi per appiccicare la GoPro un po' ovunque avete gli adesivi che si adattano appunto agli innesti. E infine ragazzi vi danno un po' di viti, queste qua che sono le viti classiche da GoPro che servono per agganciare la GoPro ai suoi innesti, vedete? Quindi tutte queste viti qua che vanno direttamente a infilarsi qui dentro. E questo qua è tutto quello che contiene questa fantastica confezione, che costa veramente pochissimo e vi dà un sacco di accessori utili, che se comprate originali GoPro vi parte un femore. Invece così potete appunto incominciare ad avere un paio di accessori per iniziare a usare la GoPro in maniera un po' divertente. Questo è quanto, io spero che il video vi sia piaciuto, che i prodotti che vi ho recensito siano stati utili. Lasciate un mi piace se è stato così. Come sempre ragazzi vi dico grazie, perché è grazie a voi che posso fare queste recensioni in collaborazione con altre aziende che mi permettono di testare i loro prodotti. Quindi se il video vi è piaciuto, sostenete questa serie di recensioni con un bel mi piace, fatelo sapere ai vostri amici magari condividendolo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!